Sempre per la rubrica youtuber esteri, oggi siamo in compagnia di Mirage C. Attenzione. Allora, Mirage C fa veramente contenuti interessanti e soprattutto porta una stampante di cui si parla. Anche lui ha una sua stampante. Anche lui ha una sua stampante, la Evo Heart. Attenzione. Allora, la Evo Heart è una stampante cazzuta che va molto forte, è meno esagerata rispetto a quella di Vets, è più equilibrata. È una stampante che puoi farti tu a casa. Comunque non ha un kit anche lei, però mi sembra che abbia uno shop, vediamo. No, neanche, non puoi comprartela. Vediamo se puoi comprarti un kit Evo Art Kit, vediamo se siamo fortunati. 3D Printer Kit, vediamo su Banggood non si usa più. Hai notato? Sì, non c'è niente. Ma c'ha le solite stampanti. Non è che hanno buttato fuori stampanti nuove. No. Cioè, tipo le Elego non ci sono ancora. A parte che non sono ancora disponibili, cioè ad aprile le... Pazzesco. La Sovol, anche quella. A me devo ancora spedirla. È interessante che lui ha una filosofia. Cioè, lui ha messo dei paletti su questa stampante. L'ha fatta abbastanza bene. Si vede che secondo me è una persona di una certa età. Non è proprio un giovincello. Cioè, non è un Vets che è gasato. È uno... che le cose le fa bene. Quanti anni avrà? Ma si vede in qualche video? Non lo so. No, non si vede mai nei video. Non si vede mai? No. Allora, lui ha una filosofia. Ok. Punto primo. I motori devono essere fuori dalla camera riscaldata e dietro la stampante, che non si devono vedere. Punto primo. Massimizzare l'XY con la... cioè, praticamente la stampante deve essere più compatta possibile. È una stampante 300-300-300, però deve essere più compatta possibile. Ok, quindi... la movimentazione interna e l'esterno, no? Poi ha un triplo Z che si livella automaticamente, ok? Tipo le Artrig. Le 3Z con il sensore di livellamento livellano il piatto senza che tu lo devi livellare. Ah, si alza e si abbassa la vite. Esatto, quindi non hai più le molle. Not stupido. Però hai tre motori. Sì, non ne hai uno come Vets. Però puoi fare una roba che Vets non può fare. Che è allineare... cioè non hai più le molle. Secondo me è più bella come cosa. Sì. Più raffinata. Sì. Si spende di più, però si ottiene di più anche. Poi deve essere... l'apertura frontale deve essere alta e larga, senza barre che rompono le balle. Tipo in mente la Sapphire che c'ha... quando tu stampi non fai fatica a vedere l'ugello. Perché sì. C'ha la barra in mezzo. Sì. Ecco, lui quella roba lì non la vuole. Ok, quindi deve avere un Gantt C, quindi non deve avere la chiusura davanti. Non ci devono essere parti lavorate in metallo, perché sennò complicano il kit. Tutto stampato in 3D. Tutto stampato in 3D. Tranne dei profilati, cioè. Esatto. E open source il più possibile. Lui cosa fa? Usa hotend abbastanza generici. Gli piace tanto il Nova hotend, che è un estrusore per andare forte. Comunque anche lui va a 800, 1000 mm al secondo, 20.000 di accelerazione. Sì, è uno che spinge. È uno comunque che gli piace spingere. Però diciamo è molto ordinato, molto... com'è il termine di continuo spingere? Keep pushing. Ok, facciamo una maglietta con il gatto. Keep pushing. Eh? Sì, ci sta, lo facciamo. Sta, eh? La volete, guys? Fateci sapere nei commenti. E si è inventato... poi stavo pensando un'altra cosa sulle magliette. Siamo in tre. Sì. Ok. Tre magliette. Sì, però diamoci... cioè, ognuno ha un nome sulla maglietta, qualcosa di una parte della stampante. Tipo, il Max mi sa un po' un Gantry. È un po' un Gantry, lui, sì. Gantry mia. No, perché comunque il Gantry è complicato, è da montare, da mettere in bolla, o frame, però Gantry è più bello come nome. Ok. Lui è il Gantry. Ok, tu cosa sei? Io sono un po' più un hot hand. Tu sei un hot hand? Sei un hot hand, te. Sì. Te cosa ti senti? Della... no, sentiamo, tu cosa pensi, cosa sono io? Un mainboard. Un mainboard, che schifo. Perché? Una mainboard. Sì, una scheda sotto, nascosta. L'hotend è il personaggio. Sei un motore. L'hotend è il personaggio. Io sono più destrosore. Perché io spingo. Io sono un po' un frontman. Va bene. No, va bene. Quindi sono un hotend. Io sto dietro che spingo. Affanculo. Non è venuta benissimo. Un po' taglia. Un pochino. Lo so che non taglierai, ma ti prego. Un pochino taglia. Non possiamo. Cioè, magari. Sì. Tu immaginati che uno. Un signore, ok, conosce Mirage C, è uno tecnico, viene su questo video. Taglio tutto. Torniamo a noi. Allora, Mirage C, ad esempio, è riuscito a fare una partnership con Bontec, che gli ha fatto un sistema ingranaggi specifico
perché aveva notato che i Bontech che ti danno adesso hanno un problema di eccentricità. Ah, è lui, è lui. Ok. È lui. Praticamente... spiega sto video perché è esagerato, cioè ha fatto un video che è pazzesco. Esatto, è riuscito a fare un video perché vedeva che sulla, su in Z con il motore a doppio ingranaggio della Bontech, quello a ruota codonata classica, si creano delle texture strane. E allora, andando a investigare cosa poteva essere il problema o meno, ho capito che erano le due ruote. Ma perché le due ruote? Perché le due, la ruota è quella che si attacca comunque al che si mette sul motore, sull'asse del motore o comunque sull'asse dell'ingranaggio collegato al motore, è fissata con 1/2 grani. Questi grani... Ho fatto un video pazzesco con tutti dei grafici, delle robe. Cioè, una roba assurdo, di un tecnicismo mostruoso. Questi grani, andando a fissarsi sull'alberino, ok, creano delle eccentricità. Ok, quindi praticamente la... ma si parla di robe di un livello di dettaglio fuori di testa. Praticamente quindi l'ingranaggio tende un po' a spostarsi rispetto all'asse, ok? Sì. Quel minimo che poi va a lavorare, spingere il filamento in un determinato modo che crea quella texture fuori di testa. Allora la Bontech gli ha risposto facendogli un pezzo unico lavorato al CNC che risolve questo problema, e in effetti è l'ultimo video che ha fatto 2 settimane fa, la qualità in Z è aumentata. È ovvio che è una roba per super tecnici, però 2 cose interessanti. Allora, prima, facendo un botto di analisi così, si è reso conto che se tu hai un materiale umido si potrebbe creare dello Z wobble, perché il filamento comunque assorbe più o meno il materiale e quindi cambia nelle dimensioni. A destra o a sinistra? O anche in pezzi, sì, potrebbe... 10 cm, 5 cm, più di qua, più di là. Esatto. Non è omogeneo. Non è omogeneo. E invece quindi... se è asciutto omogeneamente. È asciutto omogeneamente. Comunque l'acqua lo fa espandere. Anche l'estrusione poi è meno regolare. Ma soprattutto una cosa ancora più interessante è che lui si è accorto che con i materiali caricati al carbonio assorbono ancora più umidità. Perché? Sì. Perché diventano porosi come materiali. Il fatto che sono porosi, diventano come delle spugne. Sono più prossimi a una spugna e quindi assorbono ancora più umidità. Queste cose qua... Ma ci sono filamenti in fibra di vetro? Sì, caricati di vetro. Sì. Ma si usa più la fibra di carbonio che la fibra di vetro. Fibra di carbonio sì, perché ha più proprietà. Ha più proprietà e... Cioè, se magari il costo è quasi identico, dice meglio carbonio, non fibra di vetro. Carbonio è più bello esteticamente e poi ha più proprietà insieme. La fibra di vetro e il carbonio ti danno rigidità, ma il carbonio ti dà anche stabilità termica mentre stampi, warpa di meno, puoi stampare in camera aperta. Quasi tutti quelli caricati a carbonio puoi stampare in camera aperta, anche il policarbonato. E ABS caricato in carbonio? Sì. Okay. Perché? Perché non ritrae, capito? Non ritraendo, non tiene più, è come se fosse un cemento armato, cioè armato, un armamento alla plastica. Sì. Arma la plastica, sì. È un modo di armare la plastica, sì. Okay. È un canale che secondo me anche lui ha 40.000 visualizzazioni. Iscritti. I 40.000 e secondo me è davvero interessante, la sua stampante fa paura, è uno da seguire. Approvato Power 3D. Se sei l'italiano e mi stai ascoltando, ti approvo Mirage, non mi cagherà mai, però lo proviamo, no? Sì. Vi consiglio anche la sua stampante, magari una volta potremmo fare la sua stampante così. Farla in che senso? Proprio assemblarne una? Sì. Sì, 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 sì. Lui è quello che si è inventato l'extrudore, che è l'estrusore che monti tu adesso sulla tua Sapphire, che poi ha preso il Vets, che usa anche il Vets, però nasce da... Cioè, tu capisci, la stampante si chiama Evo Hort e lui è l'extrudore, capito? Ah, okay. È suo. Ah, ok. Che è simile però allo Sherpa Mini. È simile allo Sherpa Mini, okay, però è un po' diverso. Okay. È più compatto, è più basso il motore. Sì, 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 sì. È una questione di gantry. È gantry. Va bene. Gantry Brothers. Guys. Gantry Brothers per il Max. Fateci sapere cosa ne pensate del boss delle Vought. E anche lui ha stampato delle ruote in gomma. Sì, non tutto il bug ha stampato. Ah, si è fatto proprio una macchina. Sì. Guys, fateci sapere cosa ne pensate di Mirage e la sua stampante. Forse anche loro conoscono qualcun altro.
Esatto, se conoscete qualcun altro un po' così, un po' da Verso, un po' da Mirage, diciamo i prossimi video. Diciamo chi, di chi parliamo, che magari ce li consigliano, ma tanto saranno i prossimi no, video. No, però gli altri non sono da stampanti. Allora, uno è 3D Printing Nerd, che è uno che racconta. Vabbè, quello super famosissimo. Sì, poi c'è CNC Kitchen, che non ha stampanti, ma è super tecnico. E poi proprio Printing, che invece è un pazzo. Ok, se ne avete altri da consigliare o che seguite, scrivetecelo nei commenti, che vediamo se li conosciamo anche noi, se magari... magari li conosce, è un modo per conoscere nuova gente e magari andiamo a vedere, magari faremo altri video. E tipo oggi ho scoperto un... oggi ho scoperto uno nuovo che è un boss da madonna, ne parleremo in un video. Mi schiamo, non te lo dico. Va bene, al prossimo video. Ciao guys, ciao boys.